Il dolore per l'uccisione di Margherita e Daniela è un dolore che non si interrompe. Oggi, a 4 anni di distanza da quel tragico giorno, siamo qui ad onorarne la memoria, ricordando il loro impegno silenzioso e il lavoro svolto con attenzione e sensibilità, ma anche ad esprimere ancora una volta il nostro affetto ai familiari e ai colleghi, come regione e come comunità regionale. Lo ha detto la presidente dell'Umbria, Catiuscia Marini, intervenendo questa mattina alla commemorazione delle due dipendenti regionali uccise il 6 marzo 2013 sul posto di lavoro. Una cerimonia breve di fronte alla targa loro dedicata, posta nell'atrio di accesso alla sede regionale del Broletto, dove sono stati posti un cesto di rose rosse e mimosa e uno di fiori primaverili, conclusa da un minuto di raccoglimento. Presenti il fratello di Daniela Crispolti, moltissimi dipendenti regionali, tra cui colleghe e colleghi di Margherita Peccati e Daniela Crispolti, l'assessore regionale Antonio Bartolini e la consigliera regionale Carla Casciari, che all'epoca dell'assassinio era vicepresidente della giunta regionale. Sentiamo la presidente dell'Umbria, Catiuscia Marini. Vogliamo ricordare, abbiamo voluto ricordare la regione anche come comunità di lavoratori di questo ente, Daniela e Margherita, perché l'uccisione barbara nell'ufficio della sede della regione ha scosso le loro famiglie e ne ha tradotto in un dolore immenso la loro vita, non colmabile, ma modificato anche le relazioni all'interno di questo ente e ci ha scosso come rappresentanti delle istituzioni ma anche della comunità regionale. Daniela e Margherita erano due dipendenti capaci, molto serie, molto responsabili nelle loro funzioni e questa vicenda ha segnato profondamente la comunità regionale ma anche il nostro ente. Vogliamo ricordarlo come omaggio alla loro memoria, come affetto per le loro famiglie, ma anche per riflettere sul ruolo e la funzione di un dipendente pubblico che è un servitore civile di una comunità e di un paese e non trova mai giustificazione quando una morte così violenta, così barbara, così ingiusta colpisce un lavoratore, una lavoratrice nell'esercizio delle sue funzioni. E Daniela e Margherita sono un po' simbolicamente, no? In questa giornata, anche il 6 marzo che ci prepara la settimana dell'8 marzo e quindi alla riflessione proprio sul ruolo e la funzione delle donne, loro sono un po' dei simboli in questo senso.